al collega La Corazza. Prego il vicepresidente Castelluccio di raggiungere la presenza. Prego, collega La Corazza. Grazie, presidente. Dichiaro subito l'assoluta disponibilità a condividere in maniera unitaria anche rispetto alle risoluzioni, alla risoluzione proposta dal Movimento 5 Stelle, dalle integrazioni del collega Napoli e anche del collega Romaniello, una risoluzione che sia la più ampia e condivisa possibile da parte di questa istituzione, da parte appunto della Regione Basilicata, provando ad assegnarci dei compiti che io credo possano aiutarci a fare qualche passo in avanti. Ma io vorrei fare entrare nella nostra discussione, nel nostro confronto, ciò che vive il mondo del lavoro FCA, cioè le lavoratrici e i lavoratori, che devono entrare nella nostra discussione, nel nostro dibattito, perché è innanzitutto su di loro, sulla loro qualità, sul loro sacrificio, direi, che è stato legato un pezzo importante della Fiat nel nostro paese. Tanto riconducibili a coloro che sono andati a Torino a lavorare, quanto a coloro che all'inizio degli anni 90, in condizioni differenti rispetto agli altri colleghi del Nord, hanno accettato contratti che nel tempo hanno portato un carico enorme di lavoro, di sacrificio, che, come ricorderanno in molti in quest'aula consiliare, nel 2004 portarono ad uno degli scioperi più difficili, più complessi, più duri della nostra storia politica, istituzionale, economica, le 21 giornate di Melfi, con l'obiettivo di chiedere migliori condizioni di lavoro, eliminare la doppia battuta e procedere anche ad un diverso approccio dell'azienda in termini di provvedimenti disciplinari, nel rispetto di una condizione, lasciatemela dire così, operaia, che portava il segno dello sviluppo della prima fase della Fiat a Melfi, 94-2004, i primi 10 anni. Ora le cose sono andate avanti, il mondo si evolve, la globalizzazione, Fiat diventa FCA, ma ancora oggi in quell'area ci sono padri di famiglia, madri, che vengono convocati ad Horas con un SMS per avviare o sostituire qualcuno o qualcun'altra il giorno successivo. C'è un utilizzo di strumenti e di modalità ancora in quel mondo del lavoro di estrema precarizzazione e di estrema flessibilità. Come posso io, ho aperto virgolette, immaginare di programmare di uscire con il mio bambino, con mio figlio, se non sono certo che da qui a qualche ora mi giunga un SMS per essere convocato sul posto di lavoro? Noi viviamo ancora una condizione in quel territorio e di quei lavoratori, collega Napoli, che io credo deve essere oggetto della nostra attenzione, della nostra solidarietà, del nostro impegno, perché o partiamo anche dal punto di vista del mondo del lavoro o corriamo il rischio di fare grandi discussioni, ci verrò pure io, darò anche io il mio contributo a questo dibattito di politiche industriali su uno scenario nazionale e internazionale, necessari, utili, ma perdiamo il punto di vista
di quel lavoratore o di quella lavoratrice convocata ad horas con un SMS per fare qualche ora di lavoro il giorno successivo e poi non si sa quando. L'utilizzo di cooperative, in particolare nell'indotto, condizioni che io credo devono essere al centro di uno dei punti di una nostra risoluzione, di uno dei punti che io ovviamente pongo come centrale, da cui partire come Consiglio regionale della Basilicata. Il mondo del lavoro, la sua centralità, i diritti, io credo che noi abbiamo questo compito e questa funzione, se vogliamo far entrare nel nostro dibattito le persone, non le macchine, le persone. Ora, ci sono due livelli di questa discussione che secondo me vanno affrontati, recuperando ovviamente la comunicazione dell'assessore Cifarelli. C'è un primo livello che è un livello nazionale, si è detto, condivido. Noi abbiamo la necessità di capire prima possibile qual è lo sviluppo del piano industriale di Fiat 2018-2022. Ad aprile, appunto, finisce, diciamo, esce fuori dalla produzione. Aggiungo che c'è un ulteriore elemento delicato che deve portarci ad utilizzare alcuni strumenti che dirò, anzi li anticipo, Sacconi. Chiediamo anche noi di partecipare a questo confronto che si è aperto nella Commissione Lavoro, nell'undicesima Commissione Lavoro al Senato. Proponiamo come Regione una discussione in conferenza Stato-Regioni, cioè proviamo ad utilizzare tutte le leve di pressione insieme al sindacato. E ha ragione Cifarelli quando dice ci sono condizioni non ordinarie delle relazioni sindacali. La vicenda di Fiat di uscire da Confindustria e dall'altra l'esclusione della FIOM CGL, della partecipazione, anzi della non partecipazione perché non firmataria del contratto, ricorderete, sono situazioni che vanno oggettivamente recuperate. Quindi ci sono da utilizzare tutte le leve, Sacconi, la conferenza Stato-Regioni, proporre in conferenza Stato-Regioni, è uno strumento che può essere attivato, Presidente Cifarelli, proporre in conferenza Stato-Regioni che almeno lì il Ministro avvii una discussione coerente all'impianto che è stato dato di Industria 4.0. Quindi muovere in qualche modo queste leve che sono fondamentali per evitare che l'assenza di un piano industriale discusso oggi ci faccia piombare nel 2014 con un numero di scadenze contrattuali, circa 1.800 si è detto, partite nel 2015 e che avevano anche in parte riconvertito contratti a lavoro interinale con il Jobs Act, perché poi ci sono cose del Jobs Act che vanno criticate, altre che invece vanno osservate con attenzione e che quindi potrebbero portare fuori dal processo produttivo non solo coloro che sono stati assunti dal Jobs Act, ma anche ulteriori cassa integrazione non strumentale come avvenne precedentemente al 2015 alla riorganizzazione del processo produttivo. Voi ricorderete che noi abbiamo già attraversato una fase delicata in Fiat, ci furono due anni durissimi di cassa integrazione che preparavano però ad un investimento che poi ha portato, diciamo, anche alcuni risultati. In questa condizione, in questa situazione invece, è la incertezza della sostituzione di un modello o di una direzione di marcia che possa in qualche modo essere chiara nel piano industriale 18-22, corre il rischio sia di veder mandare a casa coloro che sono stati assunti col Jobs Act, ma anche di tenere un livello di cassa integrazione che sembra per parlare di persone, con stipendi di quel tipo, quando abbassi del 20%, diciamo, nelle tasche, ciò che ti entra, e se sei monoreddito, pesa, e come che pesa? Ma pesa non solo in termini, come dire, di soggettività della persona, dell'operaio, di quella famiglia, ma la somma di quella cassa integrazione si ripercuote in termini economici in un'area, perché se hai uno spicciolo in più nelle tue tasche puoi anche acquistare un caffè ad un bar, cioè l'impatto di una cassa integrazione che dura nel tempo produce non solo una grande ansia,
ma anche una riduzione potenzianza reale di consumi, il cui effetto in aree piccole come le nostre è molto molto rilevante in termini di ripercussione nella microeconomia dei nostri territori. Allora ci sono da utilizzare tutti gli strumenti che in qualche modo sono necessari. Aggiungo un secondo elemento. C'è ancora una grande questione che riguarda il Sud e il Mezzogiorno. Politiche industriali, noi abbiamo visto che oggi l'Istat certifica, io credo da accogliere anche positivamente, un 3,1% della crescita della produzione industriale rispetto al mese corrispondente dello scorso anno. Cita anche un maggiore 8% del manufatturiero. Quindi siamo in una condizione in cui il paese tendenzialmente può ritornare a crescere, ma questa crescita ancora non è evidente, non pesa soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. E qui, assessore Cifarelli, il tema non riguarda solo Calenda, e cercherò di spiegare perché, riguarda De Vincenti e Del Rio. De Vincenti e il governo nazionale scelgono, non a caso, nel Mezzogiorno le zone economiche speciali. Perché scelgono le zone economiche speciali nel Mezzogiorno? Scelgono le zone economiche speciali nel Mezzogiorno perché attraverso la centralità di una nuova portualità, Presidente Castelluccio, di una retroportualità, tema che anche lei ha affrontato, si prova a costruire nel Mezzogiorno, dentro un Mediterraneo, punti di approdo e di partenza di una politica industriale che ha bisogno, per far viaggiare i propri prodotti o i semi lavorati, di mare, quindi di porto. Fiat a Melfi, FCA, in barca a Civitavecchia. A Salerno e Civitavecchia. Allora, è chiaro che dovremo ancora arrivare al punto strategico, assessore Cifarelli, dopo il DPCM delle ZES, del piano strategico che riguarda la relazione tra Basilicata e Puglia a questo punto. Ma questo tema di Fiat, di FCA indotto, non è indifferente. È chiaro che il sindaco di Taranto potrebbe dire: portatemi nella ZES, che fa riferimento a Taranto, la possibilità che Taranto, oltre Salerno e Civitavecchia, possa essere protagonista della partenza dei nostri mezzi. Che significa agevolare, che significa defiscalizzare, significa nuove opportunità. È chiaro ed evidente che questo non rientra nella nostra disponibilità, perché è una strategia industriale, di costi, che in qualche modo orienta Fiat a costruire una scelta. Ma tuttavia, quando io dico questo tema, nel momento in cui tu immagini le zone economiche speciali nel Mezzogiorno, questo tema non può che essere esclusivamente appannaggio del ministro Calenda, ma un ministro che ragiona di coesione di Sud, come De Vincenti, e un ministro alle infrastrutture, come Del Rio, devono essere intorno al tavolo con Calenda per capire, ragazzi, quale scelte di politica industriale facciamo nel Paese e soprattutto quale scelte di politiche industriali, perché senza industria non c'è lavoro, c'è meno lavoro. Quale scelte di politiche industriali noi siamo in condizioni di agganciare nel Mezzogiorno d'Italia? Perché non vorrei che facciamo le ZES e chiudiamo una Fiat. Adesso scusate, diciamo, la estremizzazione di questo ragionamento. Ragioniamo di questione meridionale, ragioniamo di Sud e poi il peso industriale rilevante che deve essere offerto e che è offerto da grandi player nazionali e internazionali come FC Auto va a ridimensionarsi nel tempo. E poi, e chiudo per non farla lunga, io credo che ci sia un altro elemento, assessore Cifarelli, qui da osservare con attenzione. FC Auto, connessione a ciò che FC Auto, FCA, offre al nostro territorio. Cerco di spiegarmi. Qui sarei, diciamo, prudente, nel senso che noi abbiamo un sistema industriale
nostro, radicato nel nostro territorio, che può in qualche modo assumere o cogliere opportunità da diversi pezzi di un puzzle che ancora in maniera, secondo me, non chiara si prova a comporre con scelte di politiche regionali. Un'azienda che offre, che partecipa al processo produttivo più complessivamente inteso di FC Auto, un'impresa nella meccanica di precisione, ha la necessità di sostenere innovazione di processo e di prodotto, ma anche essere sostenuta a guardare altre committenze. Perché è chiaro ed evidente che se c'è un assetto industriale della nostra regione collegato a FC Auto monocommittente, è chiaro nel momento in cui FC Auto ha crisi, ha difficoltà, si trascina in maniera diretta, veloce e anche drammatica il sistema industriale che sta in un processo produttivo molto ampio. Allora io mi rendo conto che non è neanche facile e non è solo nel compito della regione sostenere queste imprese a diversificare la committenza e quindi a aprirsi diversi canali di mercato, perché da una parte ha la necessità di stare nel processo FC Auto e quindi innovare processo e prodotto, starci, perché deve essere competitivo anche tu, equilibrio tra competitività, produttività e diritti dei lavoratori, ma nello stesso tempo devi essere aiutato a guardare il mercato, soprattutto nel manufatturiero, nella meccanica, nel processo di industria 4.0 avviato, non legandoti mano e piedi esclusivamente a FC Auto. Allora, assessore, quali sono gli strumenti che abbiamo? Quindi la valutazione è una valutazione nazionale, internazionale, le cose che ho detto non le ripeto, e poi c'è una vicenda locale. La vicenda locale riguarda alcune scelte che sono state compiute. Primo, io credo che Industria 4.0, mi consentirà l'assessore, la dico così perché mi viene comunicativamente semplice dirla, so che ogni tanto quando comunico in maniera diretta suscito un po' di nervosismo da parte di qualcuno, ma so fatto così e devo. No, lo dico in generale, così faccio un'attività. Industria 4.0 non è un bando. Non è un bando. Industria 4.0 non è un bando. Cioè, nel senso che non basta dire rispetto al processo di innovazione industriale, di robotizzazione, che guarda al mondo che verrà, facciamo il bando, approviamo un bando. La mia opinione continua a essere un po' differente. Industria 4.0 è una strategia, e cioè come io aggancio filiere industriali, nazionali e internazionali con grandi player che battono il campo della ricerca, della innovazione, agganciandoci un pezzo di territorio, di imprese della Basilicata. Qualche settimana fa, anzi più di qualche settimana fa, assessore Cifarelli, l'assessore regionale dell'Emilia-Romagna, nell'ambito di un dibattito, di un bel dibattito per la verità, promosso a Piazza Prefettura nell'ambito della festa regionale della CGL, propose al presidente Pittella, era al suo fianco, io dissi cogliamolo al volo, per esempio, quindi cerco di essere concreto nel dire perché Industria 4.0 non è un bando, o non è solo un bando, visto, diceva l'assessore regionale all'Emilia, che è stata collocata a Bologna il punto di riferimento europeo del meteo e quindi il rafforzamento in termini di big data e quindi di innovazione tecnologica spinta e quindi di avanzamento nel campo della meteorologia come riferimento l'Italia e l'Emilia, a un certo punto disse al presidente Pittella: nel processo di Industria 4.0 voi avete una grande possibilità, una grande opportunità, un'esperienza straordinaria unica che è Telespazio a Matera, proviamo ad agganciare a questa filiera dell'investimento in big data, utilizzando il tema in questo caso della meteorologia, dell'osservazione dei cambiamenti climatici, questa relazione, cioè agganciate un pezzo di sistema della ricerca, che in quel caso lì è agganciato anche un pezzo di impresa del territorio, a questo processo su cui noi stiamo lavorando in termini Industria 4.0 in una strategia generale. Ecco, io credo che noi dovremmo provare
a utilizzare, anche osservando ciò che accade nel più grande processo industriale di Fiat o FCA, per essere ancora più chiari, questi strumenti, cioè capire quale imprese in maniera selettiva, dal mio punto di vista, devono bere, cioè devono essere alimentate perché davvero competitive, e come questa competitività può essere ancora di più rafforzata dai diversi strumenti che anche noi stiamo mettendo in campo, così avremmo dovuto farlo prima, così come il ministro Calenda ha previsto. E mi riferisco all'ITS, che è un pezzo fondamentale della filiera dell'istruzione e della formazione, perché se tu vuoi stare al mondo, è la competizione del mondo, chiudo, collega Presidente Mollica, vuoi stare alla competizione del mondo, è chiaro che io non devo comprimere i diritti dei lavoratori, ma devo fare in modo che il livello di produttività possa essere aumentata, perché conferisco qualità al processo, perché è stato fatto un investimento sulla mia risorsa, cioè sul capitale umano. E per questa via io investo sul capitale umano e difendo i diritti dei lavoratori, perché comunque ho bisogno sul mercato di un prodotto di qualità ad un prezzo che sia competitivo. Terzo, il cluster, che deve essere connesso al sistema di bandi, ITS, bando industria 4.0 e cluster. E infine chiudo, non sono proprio d'accordo a investire in termini di efficienza energetica per le grandi imprese, perché come accadde sul centro di ricerca a Melfi, un dibattito diciamo antico, c'era chi diceva non utile o non utile la ricerca, ma perché Fiat deve fare un'operazione di questo tipo con soldi pubblici? Se Fiat ci crede davvero di fare un investimento in ricerca, deve investire in ricerca. Allora io, quando immagino a bandi della nostra regione o a utilizzo di risorse pubbliche attraverso gli strumenti che ho provato a delineare velocemente in questo mio intervento, penso ad una attività rivolta alla media e piccola impresa, perché la grande impresa assume, dal mio punto di vista, non dico l'obbligo, ma la necessità che, se deve ridurre i costi anche abbattendo la propria bolletta energetica, ci deve mettere innanzitutto del proprio. E la piccola impresa che non ha margini, la piccola e media impresa che non ha margini di finanziamento e neanche molto spesso credito per procedere a investimenti di questo tipo. Ecco, io credo che se differenziassimo la nostra strategia sul piano nazionale, sul piano regionale in questa direzione, e utilizzando le leve della conferenza Stato-Regioni e dell'undicesima commissione al Senato, col percorso avviato da Sacconi, io credo possiamo fare un buon lavoro. Poi a un certo punto il ministro Calenda eccede il presidente Emiliano, perché la vicenda Ilva è una vicenda davvero seria, ma tuttavia Calenda deve ascoltare, e se non ascolta c'è un limite per difendere la nostra regione e i nostri lavoratori e lavoratrici, c'è un limite. Il limite è segnato dal bon ton. Se regioni chiedono un tavolo al ministro Calenda, il ministro Calenda questo tavolo lo deve fare, altrimenti tocca anche alle istituzioni, insieme ai sindacati e ai lavoratori, presidiare, lo dico con una battuta ma non tanto, con una tenda davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, perché noi abbiamo il diritto di sapere qual è il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, e soprattutto qual è il futuro che ci aspetta nei prossimi anni. Grazie, collega Lagorati.